Google Suggest per la ricerca di keyword direttamente dal tuo foglio Google. Puoi trovare argomenti correlati al tuo topic, titoli per il tuo blog e spunti interessanti per fare SEO copywriting con un click. Sono Michele e se vuoi scoprire il mondo di UpScript a 360 gradi, dai fogli di Google automatizzati a trucchi, funzioni e applicazioni da utilizzare nel quotidiano, iscriviti al mio canale perché sei nel posto giusto. Tornando alla nostra funzione Google Suggest, ti mostro subito come fare a implementarla. Il codice da utilizzare e da inserire nell'editor di script incorporato del tuo foglio Google, raggiungibile dal menu Strumenti Editor di Script, è quello che ti sto mostrando. Non serve apportare alcuna modifica, ti basterà copiarlo ed incollarlo così com'è. Descrivo rapidamente quello che fa per poi darti il link dove puoi recuperarlo. David Sottimano mostrò in un suo speech questo tipo di funzionalità che ho ripreso ed ottimizzato al fine di semplificarti le operazioni, ovvero senza che tu debba utilizzare le formule dello spreadsheet per pulire il risultato dai duplicati. Ti verranno restituiti direttamente i valori unici delle keyword suggerite applicando semplicemente la formula nel foglio. La prima parte, quella in verde, serve per far riconoscere la nostra funzione personalizzata Google underscore suggest come se fosse una vera e propria funzione del foglio di Google. In questo modo, scrivendola nella barra delle funzioni, comparirà una modal con i dettagli informativi sul suo scopo e sui parametri che accetta. Questi parametri sono la parola chiave per la quale stiamo richiedendo a Google i suggerimenti, la lingua e il paese. Nel nostro caso utilizzeremo IT per entrambi questi ultimi due parametri. Il cuore della funzione è la chiamata al client di Google per l'ottenimento dei risultati che saranno in questo formato. Non devi preoccuparti, le righe successive servono proprio per estrapolare i termini da questa struttura e, poiché è sicuramente utile ottenere più risultati oltre i 10 appena visti, la funzione effettua a sua volta una chiamata per ognuno di questi 10 suggerimenti. Dal momento che alcuni risultati possono essere uguali, entra in gioco un filtro che garantisce come output risultati unici. Tutto questo viene fatto in completa trasparenza. A te basterà solo richiamare la formula all'interno della cella desiderata, specificando la parola chiave di interesse e i parametri descritti in precedenza, e il risultato verrà stampato direttamente nelle celle sottostanti. La stessa formula può essere utilizzata più volte all'interno del foglio. A questo punto i risultati possono essere organizzati e utilizzati in base alle tue finalità. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo tutorial oppure se hai un dubbio o un suggerimento che vuoi darmi. Rinnovo l'invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e a presto! Ciao!